Notaresco Campobasso, buon pomeriggio amici sportivi, 32esimi di finale di Coppa Italia. Bello il tacco di Corvino per Rasi, Rasi 1 contro 1, Rasi la conclusione ribattuta. Corvino può puntare l'uomo, può andare da solo, ancora Corvino, la sovrapposizione di Rasi sulla sinistra, lo serve soltanto adesso, Rasi in area di rigore, Rasi riesce comunque a far arrivare il pallone nello specchio della porta, pochissime occasioni, quasi nulla, il traversone di Rasi in area di rigore, ricamato poi, non perfettissimo, forse non si aspettava il pallone che non è riuscito a raggiungere nemmeno Ciccioli, ripa la sponda di testa, viene fermato Lombario, meglio non arriva il pallone al numero 17 dei Lupi, occhio, occhio a questa manovra della Notaresco, la conclusione di Patrizzi. La palla per Ricamato, Ricamato col mancino, il tocco di prima di Ciccioli, ancora Ricamato, eccolo il corridoio, è ottimo per Lombari, Lombari in area di rigore, Lombari si fa trovare pronto Santarelli. La rincorsa di Corvino sul secondo palo, Nonni di testa, rete 1-0, il vantaggio del Campobasso, porta la firma di Leonardo Nonni. Un po' in difficoltà adesso il Notaresco, lo scarico di Bonfiglio a Bonchele, attenzione a Bonchele, si rialza, è tutto regolare, a Bonchele la conclusione, la parata di Santarelli, Ciccio Ripa, è rimasto giù un giocatore del Notaresco, poi finisce a terra anche Ciccio Ripa, il tocco di Maldonado, che confusione. Può puntare l'uomo, aspetta l'arrivo del suo compagno, il pallone è proprio per Delgado, Delgado, il traversone di Lara Delgado, Rasi di testa. Di Coppa Italia, è uno schema, il pallone direttamente per Braghini, la conclusione di Braghini, Esposito la alza sopra la traversa, davvero pochissimi minuti, può ripartire allora Di Nardo, Di Nardo vede il movimento di Abreu, Abreu può andare da solo, ancora Abreu, Abreu può puntare l'uomo, Abreu in area di rigore, Abreu prova a saltare antezza, Abreu col sinistro, Abreu pallone fuori, davvero di pochissimo. Calcio d'angolo, gli ultimi assalti del Notaresco, tocco corto ancora Bonfiglio, salta Lombari, Bonfiglio in area di rigore, può andare sul sinistro, attenzione Esposito, Di Nardo va a fare a sportellate, resta a terra antezza, si continua Bonchele, il pallone buono proprio per l'attaccante ex Vastese, Di Nardo prova la conclusione, Di Nardo era rimasto immobile Santarelli, l'attacco non c'è più tempo però, è finita, vince il Campobasso con la rete di Leonardo Nonni, seconda vittoria dell'era Pergolizzi.